Buongiorno a tutti, Buongiorno. giunti al terzo appuntamento di questo ciclo di incontri La sostenibilità ogni giorno, organizzato dal Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna, nell'ambito delle attività riguardanti la riserva di biosfera del Delta del Po. L'incontro di oggi si concentrerà su come organizzare un evento sostenibile, su quali sono gli elementi da considerare quando si ha intenzione di organizzare un evento sostenibile, sia esso piccolo come una festa di compleanno o invece una cosa un po' più strutturata come potrebbe essere un convegno. A parlarci di questo ci sarà la dottoressa Beatrice Fabris. E Buongiorno. invece per rispondere alle domande ci sarà sempre il dottor Cesare Buffone, col quale potrete interagire con il bottone costituito da un punto di domanda all'interno di una nuvoletta che trovate sulla destra del vostro schermo. Buon pomeriggio, bentrovati. Le slide di oggi saranno, come tutte le altre, saranno disponibili alla fine del ciclo di incontri, mentre il webinar di oggi, che come anche gli altri appunto è registrato, sarà reso disponibile il prima possibile sul canale YouTube di Biosfera Delta Po. Prima di passare la parola alla dottoressa Fabris, farò una breve introduzione alla riserva di Biosfera e poi continuerà lei con la sua parte. Le riserve di biosfera nascono all'interno del programma Man and Biosphere dell'UNESCO. L'UNESCO è l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. È un programma che nasce nel 1971 e si pone come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo sostenibile all'interno di territori nel quale vi è un evidente rapporto fra uomo e natura. Uomo e natura, appunto, che rientra all'interno anche del nome del programma stesso. Questo legame, per quanto riguarda il Delta del Po, risulta evidente comunque tutti i giorni nella quotidianità. Infatti, non esisterebbe probabilmente il Delta del Po come lo conosciamo oggi se non ci fosse stato il costante rapporto, il costante lavoro fra uomo e natura, a partire ad esempio dalle diverse opere di bonifica che hanno permesso di costruire questo ambiente naturale, che ha permesso quindi la vita in quest'area. Ma contemporaneamente ha anche creato degli ambienti naturali estremamente importanti e che oggi ospitano specie animali e vegetali di notevole importanza, molte delle quali anche autoctone. La riserva di biosfera è stata riconosciuta nel 2015 e si estende sia sul lato veneto che sul lato emiliano-romagnolo del Delta del Po e diciamo molte caratteristiche, appunto, come dicevo prima, sia ambientali con numerosi siti naturalistici tutelati, ma anche diverse caratteristiche antropiche, che lo hanno reso uno dei più importanti luoghi di produzione agroalimentare in Italia, ma anche un'importante destinazione turistica, ad esempio, ma con notevoli caratteristiche anche di livello storico-artistico e culturale. Il Delta del Po, grazie a questo riconoscimento, è entrato all'interno di un network di eccellenze mondiali. Infatti, le riserve di biosfera in Italia sono 19, mentre se ne contano 701 a livello mondiale. Essere all'interno di questo network consente un continuo e costante scambio di informazioni, buone pratiche, iniziative che possono avvenire fra riserve di biosfera, quindi fra territori, ma appunto più che fra territori, fra comunità diverse. La riserva di biosfera attua diversi progetti comunque, uno degli ultimi che si è svolto l'anno scorso è la candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, che è un riconoscimento rilasciato da Europark, nel quale si va a promuovere appunto il turismo sostenibile all'interno delle aree protette. Il riconoscimento ha valore per l'intera riserva della biosfera Delta del Po, più i territori dei due parchi regionali, quello Veneto e quello dell'Emilia-Romagna. Al centro di questo riconoscimento vi è la collaborazione fra diversi soggetti, fra diversi stakeholder, tutti orientati ad ottenere obiettivi appunto di sviluppo sostenibile nell'ambito del turismo. La candidatura è stata consegnata a fine del 2019, quindi adesso è in corso di valutazione appunto da Europark, che poi sarà l'ente che rilascia la certificazione.
La risposta di biosfera è molto attiva anche su con diversi strumenti di comunicazione. Tra questi abbiamo il sito web che ogni giorno che co pubblica costantemente diverse notizie. Abbiamo una newsletter che serve per informare costantemente sulle novità che accadono all'interno della risposta di biosfera. Abbiamo i profili social Facebook e Instagram che vengono costantemente aggiornati, al quale vi invitiamo a mettere mi piace o segui già da ora. E infine il canale YouTube, nel quale appunto potrete trovare non solo i webinar, questi webinar qua, ma anche tanti altri video che riguardano la riserva di biosfera. Io ora passo la parola alla dottoressa Fabris, che proseguirà con la sua parte relativa appunto agli eventi sostenibili. Buongiorno, cominciamo quindi a scoprire come possiamo organizzare eventi sostenibili dalla festa di compleanno al convegno. E gli argomenti trattati in questo webinar partiranno da una definizione di evento, quindi che cos'è la sostenibilità per poter capire cos'è un evento sostenibile e poi partirò a descrivervi un po' di buone pratiche per entrare un pochino nel contesto dell'organizzazione di un evento sostenibile. E cominciamo con la definizione di evento secondo la norma ISO 20121, che è lo standard internazionale per gli eventi sostenibili. Quindi un evento è un incontro pianificato di persone in un determinato luogo e momento in cui un'esperienza viene condivisa e o un messaggio comunicato. Quindi quali sono questi incontri in cui si può condividere un'emozione, un'esperienza o comunicare un messaggio? Sicuramente nell'ambito degli eventi privati sono eventi come i matrimoni o altre celebrazioni come cresime, battesimi, eccetera, gli anniversari, i convegni o i meeting, penso per esempio alle associazioni, oppure le feste di laurea, di compleanno o altre feste private. E la sostenibilità è fondamentale intenderla nel suo pieno significato. Non si può pensare alla sostenibilità solo come alla sostenibilità ambientale. È fondamentale che un evento, per essere sostenibile, non abbia un costo eccessivo e quindi essere insostenibile dal punto di vista economico, o che il costo vero e proprio dell'evento sia speso da chi ci deve lavorare, dalla manodopera, o che non sia accessibile per tutti i partecipanti. Quindi ecco, la sostenibilità deve essere intesa come ambientale, economica, ma anche etico e sociale. Un evento sostenibile, quindi, deve essere ideato e pianificato per poi essere realizzato in modo da minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente e da lasciare un'eredità positiva alla comunità che lo ospita. Ecco che quindi entra come attore in gioco anche la comunità che ospita l'evento. È molto importante che il territorio nel quale avviene l'evento ci siano delle ripercussioni positive dal punto di vista, per esempio, economico, ma lo vedremo. Questa era la definizione secondo il programma ambientale delle Nazioni Unite. Prima di cominciare a definire le buone pratiche, spendo due parole su gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo è ormai abbastanza risaputo. Nel 2015 le Nazioni Unite hanno definito 17 obiettivi rivolti a tutti, dai governi alle popolazioni, alle imprese, affinché si possa arrivare a uno sviluppo sostenibile comune. Di questi 17 obiettivi, essendo gli eventi pieni di sfaccettature, toccando diversi attori, toccano appunto diversi di questi 17 obiettivi. Sicuramente il principale è quello del consumo di risorse responsabile. Per fare un evento si acquistano molte cose, si gestisce molto materiale, quindi è fondamentale un'oculata scelta delle cose acquistate, consumate. Ma nel caso un evento abbia la possibilità di erogare del cibo, si potrebbe pensare a monte di gestire le eccedenze alimentari, per esempio donandole a un ente benefico. Quindi lì si toccherebbe l'obiettivo 2, che è zero fame.
Però l'evento potrebbe avere come oggetto, la formazione potrebbe essere appunto un corso di un'associazione, quindi toccherebbe l'obiettivo 4, che è la qualità, la formazione di qualità, l'educazione di qualità. Sempre ogni evento che appunto accentra molto, molto lavoro e con molti fornitori, quindi toccherà nel momento in cui fosse sostenibile l'obiettivo 8, che è quello del lavoro dignitoso e crescita economica. Infine ci sono ovviamente gli obiettivi del cambiamento climatico, la vita sulla terra, cioè sotto l'acqua e la vita sulla terra per quanto riguarda l'acquisto di, diciamo, prodotti che possono essere carta e plastica. Il contesto italiano è molto sensibile attualmente riguardo alla sostenibilità, infatti, scusate. Ben tra il 2018 e il 2019 le ricerche online mostrano come siano aumentate le crescite di ricerche per quanto riguarda le informazioni per fare dei matrimoni sostenibili e fioccano tantissimi siti su come organizzare il proprio evento privato come un compleanno. Ma perché realizzare un evento privato sostenibile? Sicuramente è una domanda, come dire, retorica, però ho voluto provare a cercare dei motivi concreti per cui, si dovrebbe valer la pena di scegliere una strada magari meno percorsa, meno facile, per realizzare un evento sostenibile. Sicuramente riduce gli impatti. La questione della sostenibilità spesso è sempre legata a quanto si impatta sull'ambiente e quanto si impatta sul resto. E vale la pena creare un evento sostenibile proprio per ridurre questi impatti. Ci stiamo rendendo tutti i giorni ormai che non possiamo più pensare che un impatto che io faccio non mi tornerà. Magari se sono fortunato non tornerà a me, ma sicuramente tornerà ai miei figli. Quindi questo potrebbe già essere un buon motivo per decidere di organizzare un evento sostenibile. Un altro motivo per organizzare un evento sostenibile sicuramente è perché nel momento in cui un evento è sostenibile, quindi anche a livello sociale, sarà un evento inclusivo. Quando organizziamo un evento sostenibile siamo costretti a pensare a tutti e quindi ogni individuo, ogni partecipante, ogni invitato si sentirà accolto e fruirà serenamente dell'evento se è organizzato in maniera sostenibile. Sicuramente un evento sostenibile migliora il rapporto col proprio territorio, perché siamo chiamati nel momento in cui organizziamo un evento sostenibile a pensare al proprio territorio come a qualcosa da valorizzare. Quindi siamo anche costretti, nel senso buono, a cercare cosa c'è di meglio nel nostro territorio per offrirlo a chi inviteremo. E infine, un evento sostenibile, proprio perché ci chiede di cercare alternative creative a quello che magari il mercato ci offre, che però è molto impattante, trovare delle soluzioni diverse. Quindi è molto probabile che un evento sostenibile sia sempre qualcosa di diverso. Quindi, un evento sostenibile non è un evento green, non è un evento semplicemente positivo a livello ambientale, ma è veramente un evento che ha dei risultati economici e sociali positivi, minimizzando sempre, cercando di ridurre l'impatto ambientale. Andiamo quindi a definire un po' di buone pratiche e di gestione per un evento sostenibile, partendo da quelli che sono gli inviti, i supporti cartacei, ma più in generale la comunicazione. Comunicazione perché infatti non è necessario per forza stampare su supporto cartaceo per comunicare qualcosa. Ci sono delle alternative. Abbiamo visto come, per esempio, sono utilissimi creare gli eventi Facebook per comunicare appunto l'invito ad un evento, come può essere un convegno. Ho deciso di utilizzare come esempio un convegno di birdwatching della biosfera Delta Po. Un mezzo molto utile e molto versatile sono i Google Form con cui è possibile modificare tutto dal colore all'immagine al testo e può essere utilizzato come invito per qualsiasi tipologia di evento. Ci sono anche molti siti che permettono di creare dei siti appositamente per degli eventi, ne ho visti moltissimi per esempio per i matrimoni,
E la cosa molto interessante è che permettono appunto di gestire varie fasi dell'evento e sono come dire dei siti che comunque hanno un timer dopo quando l'evento è passato, finiscono, ma sono molto utili perché è possibile inserirci le varie coordinate GPS dei vari luoghi dell'evento. Sappiamo benissimo che i matrimoni hanno più di un luogo in cui si svolge l'evento. E piuttosto che utilizzare l'invito di carta, a cui comunque siamo molto affezionati storicamente, potrebbe essere interessante per avere la possibilità di accedere a tutte le informazioni che l'invitato ha bisogno semplicemente con un link. Ma nel caso in cui ci fossero dei supporti cartacei che non possiamo evitare, è bene fare una scelta appropriata per la carta. Infatti ci sono dei marchi ecologici che permettono di essere sicuri che la carta che stiamo andando ad utilizzare sia stata fatta con il minor impatto possibile. L'ecolabel e i suoi corrispettivi europei certificano che sono stati rispettati determinati standard per gli impatti ambientali. Esistono poi due tipologie di marchi che sono equivalenti, che certificano che la catena di custodia, dalla foresta dove è cresciuto l'albero fino alla tipografia che stamperà il logo, sono appunto riconducibili appunto a seconda di questa catena di custodia che si può controllare cercando in internet il codice che c'è sotto il logo. Ho portato qui un po' di esempi di supporti cartacei che possono servire appunto alle diverse tipologie di evento che abbiamo scelto come target. Ricordiamoci anche che nel momento in cui fosse fondamentale stampare, possiamo sempre utilizzare i supporti cartacei che abbiamo scelto per comunicare le nostre scelte di sostenibilità. Dietro al menu, per esempio, potrebbe esserci tutte le scelte che gli organizzatori dell'evento hanno fatto per rendere questo evento poco impattante. Dicevo appunto che occorre essere certificati per la tipografia per poter apporre il marchio ambientale PFC o FSC. Nel caso aveste già una tipografia favorita e non fosse certificata per emettere questo marchio ambientale, si potrà comunque chiedere che venga scelta una carta ecologica e poi apporre, volendolo comunicare, la dicitura stampato su carta ecologica. Altrimenti, se non aveste già una tipografia favorita, potreste sceglierla nella lista delle tipografie certificate che ci sono nei siti. Cambiamo argomento, parliamo ora della scelta della location. La location, per essere sostenibile, dovrebbe essere ben collegata con il trasporto pubblico. Ovviamente, in questo caso stiamo parlando di convention. Di convegni, di associazioni, nessuno si aspetta che tutti gli invitati a un matrimonio arrivino con il treno, però si potrebbe scegliere in quel caso di posizionare la location di un matrimonio, per esempio, in modo baricentrico rispetto alle distanze che tutti i partecipanti dovranno fare. Questa sarebbe una scelta democratica, diciamo, ma potrebbe essere anche la scelta migliore per minimizzare gli impatti dei trasporti. Sicuramente una location sostenibile dovrebbe avere prestazioni ambientali elevate, stiamo parlando del sistema di gestione ambientale certificato, magari con un marchio ambientale. Sicuramente dovrebbero esserci delle buone prestazioni, delle buone pattiche di gestione. Per una location sostenibile, questo significa fare la raccolta differenziata, usare prodotti ecologici, per esempio, per le pulizie. E un consiglio che sentiamo di darvi nella scelta della location è quella di evitare i pacchetti all inclusive. Questo perché questa tipologia di mercato richiede che non si possa scegliere delle variabili, delle varianti, e questo potrebbe bloccare l'organizzatore di un evento a dover fare delle scelte che non sono sostenibili. Per ultimo, ma non meno importante, è l'accessibilità.
Abbiamo detto che appunto un evento non può essere sostenibile se non può essere fruito serenamente da parte di tutti. Quindi bene valutare che la location abbia la larghezza delle porte della giusta dimensione perché passino le carrozzine, questo tra l'altro rientra nella normativa, la presenza di un ascensore, prestare attenzione se c'è un fasciatoio nel caso tra i nostri invitati ci siano delle donne con dei bambini. Possiamo tener conto di quello che abbiamo detto finora per la location, anche per l'eventuale hotel o ristorante, ma è bene ricordare che nel caso di un hotel è molto importante che ci sia il sistema di spegnimento automatico nelle camere, per esempio, che ci sia l'efficienza energetica, oppure che almeno in parte l'utilizzo di energia venga da fonti rinnovabili, magari autoprodotta con i pannelli sul tetto. Teniamo conto del risparmio idrico, per esempio i riduttori di flussi e i sensori nei bagni, e che abbia un menu responsabile. Ci entreremo nel dettaglio tra poco. Infine, nel caso appunto si sia deciso di invitare, per esempio, un convegno, ci siano nel caso ci fossero degli invitati, è bene che il ristorante o l'hotel siano vicini alla location per appunto abbassare le emissioni dovute ai trasporti. Quindi entriamo nel dettaglio per quanto riguarda la scelta di catering, rinfreschi o break. Un catering sostenibile dovrebbe sicuramente essere nelle vicinanze della location, questo per ridurre al minimo lo spostamento, per continuare appunto quello che dicevamo prima, dare delle ricadute economiche positive al territorio in cui avviene l'evento. E quindi è inoltre importante pensare a un menu responsabile. Un menu responsabile ha sicuramente al suo interno dei prodotti locali, dei prodotti biologici, dei prodotti stagionali. Prestare attenzione a queste accortezze sicuramente è importante per offrire un menu a basso impatto. E tenere inoltre conto, soprattutto anche per quegli eventi che hanno soltanto un coffee break, che il caffè e quindi quegli ingredienti esotici, che quindi non possono essere prodotti localmente, che siano almeno del commercio ecosolidale. Stiamo parlando per esempio del marchio Fairtrade, che vi ho mostrato, quello sopra ormai famoso, è quello del biologico. Ricordo appunto che il Fairtrade è quel commercio che garantisce il giusto guadagno al produttore. Due parole sull'importanza di valorizzare i prodotti locali e quindi le eccellenze del territorio. Un modo facile per capire se l'evento che stiamo organizzando è sostenibile è vedere se si integra in maniera armonica con il territorio dove siamo. È ovvio che non è sempre possibile proporre un menù completamente del territorio, ma anche semplicemente inserire alcuni ingredienti, alcune ricette e magari comunicarle da questo fa in modo che ci sia questo ritorno per il territorio come compensazione anche magari degli impatti che degli invitati possono portare al territorio. Tra l'altro è molto importante che tutti gli invitati, tutti i partecipanti possano fruire serenamente la parte dell'alimentazione di un evento, prestando attenzione alle scelte etico oppure per motivi religiosi o per motivi di salute. Quindi tener conto dei propri partecipanti all'evento, quali sono le loro preferenze, conoscerle e comunicarle, magari separando, nel caso per esempio di un buffet, la parte di alimentazione per celiaci, per vegani o per altre tipologie di menù specifici dagli altri. Ora possiamo dire un paio di parole sull'acqua. Vi ho proposto in questa slide le due alternative agli antipodi, diciamo. Da una parte abbiamo le bottiglie di plastica, che sono sicuramente le più impattanti, dall'altra parte l'acqua di rete.
Ovvio che non sempre è possibile proporre l'acqua del rubinetto ai propri partecipanti. La soluzione mezza via potrebbe essere quella dell'utilizzo di bottiglie di vetro, magari vuoto a rendere, con la scelta oculata della fonte più vicina al luogo della location dell'evento. Per quanto riguarda la scelta delle stoviglie, sicuramente la scelta più sostenibile è il lavabile, quindi creare zero rifiuto. Il rifiuto migliore è quello che non viene fatto. Parliamo di tutto, dai piatti, le stoviglie, le posate, i tovaglioli, i bicchieri. Non sempre questa scelta può essere fatta, ovviamente, e quindi l'alternativa più sostenibile sicuramente è utilizzare strumenti compostabili. Conosciamo ormai molto bene i piatti, le posate compostabili. Vi ho proposto i tovaglioli certificati PFC, quindi carta ecologica certificata, e vi ho proposto qui un bicchiere di PLA. PLA non è il modo sintetico per definire plastica, ma è l'acido polilattico, è una sostanza biodegradabile, quindi compostabile. Qui subito si capisce come è fondamentale, se si decide di investire in un catering con stoviglie compostabili, come sia fondamentale definire molto bene la raccolta differenziata, spiegando in qualche modo, comunicando ai propri partecipanti il giusto conferimento di questo bicchiere. Niente potrebbe essere più dannoso che mescolare, per esempio, plastica. Con PLA renderebbe vano il nostro acquisto di prodotto compostabile e rovinerebbe poi all'interno degli impianti di riciclaggio la qualità della plastica. Qui vi ho proposto un'analisi di mercato riferito a un kit monouso, mettendo a confronto quindi la plastica, il kit compostabile e il lavabile. Il lavabile resta sempre la migliore scelta anche per quanto riguarda i prezzi. Teniamo comunque conto che il mercato oggi sta cambiando, sicuramente si potrà avere, scusate, non troppo tardi, un'alternativa compostabile ad un prezzo adeguato. Ma la scelta del lavabile è importante anche perché è stata ormai decisa, è stata approvata la direttiva europea sulla plastica monouso. È una storia molto interessante come dalla proposta all'approvazione sia passato veramente poco tempo. Questa è una dimostrazione come in Europa si sta andando verso la consapevolezza che bisogna abbassare il livello di rifiuti di plastica, in particolare quelli in monouso. E infatti è molto interessante come la direttiva non fa alcuna differenza tra plastica derivata dal petrolio e bioplastica. La direttiva comunque da luglio 2021 metterà al bando la produzione e l'acquisto di bacchette per i palloncini, gli agitatori, i miscelatori per i cocktail, i piatti di plastica o anche i piatti di carta ma con il film di plastica, i contenitori di polistirolo per gli alimenti, i cotton fioc con l'anima in plastica, le posate e le cannucce di plastica. A tal proposito, vi offro questa provocazione, se volete, questa immagine con tutte queste alternative alle cannucce di plastica. Magari in un primo momento vederle può fare una certa impressione perché non siamo abituati, ma ho deciso di mostrarvi questa immagine proprio perché le alternative esistono, le alternative ci sono, magari ce ne sono anche di migliori in futuro. Quello che vorrei trasmettervi è che la scelta sostenibile sicuramente richiede un po' di fantasia, un po' di adattabilità e sicuramente però è una cosa che si può fare. Si potrebbe entrare nel merito dell'utilizzo di cannucce di pasta, potrebbe non essere la scelta giusta perché comunque è uno spreco alimentare, però.
Volevo appunto farvi vedere che ci sono tante alternative alla plastica. Cambiamo di nuovo argomento e passiamo alla mobilità. Abbiamo già detto che non è sempre possibile spostarsi con i mezzi pubblici, non è certamente scontato che si possa raggiungere un luogo di un matrimonio in bicicletta. Però ci sono diverse possibilità per quanto riguarda la scelta di fare un viaggio condiviso. Ci sono anche, oltre alla possibilità di organizzarlo a monte, ci sono però molte app e molti tool che permettono l'organizzazione di questo tipo di organizzazione, appunto utilizzando il carpooling. Mentre per altre tipologie di viaggi, magari molto lunghi, in cui si avrà emesso molta CO2, è possibile compensare le emissioni di CO2, attraverso dei progetti di mitigazione. Ci sono infatti siti come Atmosphere che permettono di misurare la quantità di CO2 emessa per fare un viaggio in aereo, ma si può utilizzare. Si può provare a misurare qualsiasi tipo di viaggio e è possibile pagare il corrispettivo di quelle emissioni in progetti nel terzo mondo. Invece con Rete Clima è possibile investire in riqualificazione urbana nelle città, anche in Italia. E passiamo adesso a dire due parole sull'intrattenimento, gli show e le decorazioni. Qui, per la prima volta vi do un out-out. Se si decide di fare un evento sostenibile, mi dispiace, ma bisognerà rinunciare ai fuochi d'artificio. Ormai lo sappiamo, i fuochi d'artificio con i botti fanno molta paura agli animali, alcuni uccelli muoiono addirittura di paura. E inoltre, i fuochi d'artificio sono dei prodotti che arrivano dall'India e dalla Cina, quindi hanno fatto molta strada per arrivare fino a noi e quindi hanno messo molta CO2 per essere prodotti, senza contare le emissioni che provocano questa tipologia di prodotto. Anche i palloncini, soprattutto quelli riempiti di elio, una volta arrivati a una certa altezza, scenderanno prima o poi, finiranno molto probabilmente in acqua, nei mari e potrebbero essere mangiati da degli animali scambiandoli per cibo. C'è da dire inoltre che palloncini, come tutti i materiali di plastici lasciati in ambiente, col cambiamento di temperatura, caldo-freddo, notte e giorno o di stagione, tendono a diventare fragili, che quindi si distruggeranno diventando le microplastiche che poi rientrano all'interno del ciclo alimentare. E questo non si può dire che poi non possiamo trovarci il nostro bel palloncino che abbiamo lanciato in aria poi nel piatto. Due parole anche sulla liberazione di animali come farfalle e colombe. A meno che non siamo degli esperti entomologi o biologi, non possiamo essere sicuri che la specie che stiamo rilasciando in ambiente sia autoctona di quel posto. Questo significa che molto probabilmente quella specie, se tutto va bene, morirà perché non troverà l'ambiente adeguato ad essa. Ma la cosa peggiore è che se dovesse trovare un ambiente che va bene, comunque potrebbe inserircisi a discapito delle specie autoctone. E quindi rovinando il delicato sistema ecologico. E per quanto riguarda i coriandoli di plastica, stessa cosa che per i palloncini, non entro neanche nel merito. E due parole sulle lanterne volanti. Siamo tutti quanti d'accordo che le lanterne volanti sono molto scenografiche, molto belle. Il problema è che anche quelle che sono fatte di carta e non di plastica, comunque hanno una struttura portante in ferro che potrebbe diventare una trappola per eventuali animali, senza contare il rischio di incendi che queste lanterne provocano. Per le decorazioni più sostenibili, sicuramente sono i fiori in vaso. Magari organizzare dei centro tavola e poi fare in modo, invitando i partecipanti all'evento, a portarli a casa in modo che non diventino un rifiuto. Sicuramente è una buona idea usare luci a LED, stando attenzione a non scegliere quelle che vanno a batteria. E poi si possono usare festoni di carta certificata o magari delle proiezioni di video sui muri.
Per l'intrattenimento ci sentiamo di consigliare sempre la ricerca di qualche band locale, qualche giovane artista emergente della zona dove avviene l'evento e anche di prestare attenzione particolare perché anche i bambini che sono stati invitati all'evento possono avere un'animazione fatta su misura per loro. Sicuramente è molto importante che un evento sia appunto fruibile da tutti quanti. La scelta del fotografo, la scelta sostenibile sicuramente prevede quella di dematerializzare il più possibile, quindi una condivisione digitale, magari utilizzando i siti di cui abbiamo parlato in precedenza. Comunque oggi ci sono i social network in cui è possibile caricare tutti quanti tutte le foto e i video che vengono fatti. Nel caso invece si sia comunque legati alla questione di stampare le fotografie, prestare attenzione a chiedere che appunto vengano stampati su supporti di carta ecologica. La gestione dei rifiuti sicuramente è una delle cose più importanti per un evento sostenibile. È molto importante che venga organizzato l'evento in modo da prevenire qualsiasi tipo di rifiuto. Ripetiamolo, il rifiuto migliore è quello che non viene fatto. Dopodiché c'è il riutilizzo, quindi pensare ad acquistare qualcosa tenendo conto di un eventuale riutilizzo futuro. Solo a quel punto c'è il recupero della materia, quindi la raccolta differenziata, per poi passare all'eventuale recupero di energia o lo smaltimento. Quindi è molto importante comunicare. La comunicazione è fondamentale anche a livello dell'organizzazione, soprattutto a livello dell'organizzazione. Quindi è molto importante gestire sia con chi vi ha fornito la location che con l'eventuale catering, che dovrà soprattutto lavorare sulla raccolta dell'organico affinché ci sia il giusto numero di contenitori per la raccolta differenziata e che ogni parte della raccolta sia adeguatamente comunicata. Per quanto riguarda le eccedenze alimentari, abbiamo prima parlato appunto dell'obiettivo 2 delle Nazioni Unite, che è quindi quella di evitare lo spreco alimentare. Tra l'altro, su questo tema ne parlerà ampiamente la mia collega il prossimo giovedì, il prossimo webinar. Comunque, cosa si può fare per evitare lo spreco alimentare ad un evento? Ci sono delle associazioni che si occupano di raccogliere, il cibo preconsumo, quindi nel momento in cui non viene erogato del cibo, queste persone, questi volontari si occuperanno di gestire le eccedenze con tutti quanti i dispositivi HACCP per raccoglierlo e portarlo in sicurezza in luoghi come mense, prigioni, carceri e qualsiasi tipo di associazione benefica per evitare che questo cibo diventi un rifiuto. Parliamo inoltre dell'eventuale gadget oppure delle bomboniere per le cerimonie. Ormai conosciamo tutti quanti la possibilità di scegliere delle bomboniere solidali. Ci sono quelle di Emergency e Medici Senza Frontiera, per citarne soltanto un paio. Ci sono i gadget fatti con materiali da riciclo dal lavoro di carcerati o comunque di persone svantaggiate. Questo permette due cose: la possibilità di riciclare del materiale e dare lavoro, anche giustamente retribuito, a chi è in difficoltà. Altro mercato si occupa di prodotti ecosolidali e ci sono poi anche le bomboniere del WWF. Una buona idea potrebbe essere quella di regalare alberi, piante o semi ai propri invitati. Ben vengano anche le bomboniere prodotte da aziende locali, proponendo dei prodotti di artigianato oppure dei prodotti alimentari, tipici. E
E poi ultimamente fioccano su internet tantissimi tutorial per fare delle bomboniere fatte a mano con materiali da riciclo. Se siete un'associazione e volete proporre una gita, e se siete una coppia pensate al viaggio di nozze, ma un viaggio può essere anche un regalo fatto per una laurea, per un compleanno, è sempre bene pensare a sceglierlo. Partendo da una ricerca su Alberghi Diffusi. Alberghi Diffusi è un'associazione nazionale che si occupa di turismo responsabile perché seguono un modello di sviluppo del territorio integrando completamente la loro offerta di turismo all'interno del territorio. Come ci sono anche i siti di viaggio di turismo responsabile come Viaggi e Miraggi, sarebbe molto bello scegliere una meta tra quelle che propone UNESCO, ma è sempre molto bene ricordare che una volta tornati da un viaggio, e questo può essere fatto per qualsiasi tipo di viaggio, pensare a compensare la CO2 emessa con i viaggi aerei. Le ultime note che mi sento di dare per questo webinar sono la scelta di gioielli sostenibili. Quando si decide di pensare appunto alle ferie oppure a un regalo di questo tipo, non esistono dei marchi ecologici specifici per pietre preziose o metalli preziosi. Ci sono piuttosto degli schemi, delle autocertificazioni che è un prodotto responsabile, magari reinserendo alcuni dei proventi o dei guadagni di questi prodotti in progetti per la scolarizzazione dei figli di chi lavora queste materie prime. Però la scelta più sostenibile di tutte è sempre quella di riciclare l'oro. In questo modo si evitano gli impatti ambientali che le miniere di questi prodotti causano e permette quindi di avere un prodotto assolutamente sostenibile. E finisco ricordandovi e offrendovi questi due manuali molto utili. Uno è per organizzare eventi sostenibili, quindi in questa guida organizzare appunto eventi sostenibili permette di avere scritto tutto ciò che ho detto e molto di più, entrando tra l'altro nel dettaglio per quanto riguarda gli eventi sportivi e in più la guida marchi ecologici che può essere utile per la spesa di tutti i giorni. Qui inserisco i link utili di tutto ciò di cui ho parlato e vi consiglio in particolare di leggere La storia del matrimonio sostenibile di Dario e Valentina. Certamente ascoltare i miei consigli può essere uno spunto interessante, ma niente è come leggere la testimonianza di qualcuno che ha scelto di fare davvero delle scelte sostenibili per il proprio evento. Grazie. Grazie Beatrice per la tua esposizione chiara e puntuale. E allora, ci avete fatto diverse domande. Per ragioni di tempo ne sceglieremo alcune, le più significative, alle altre vi risponderemo via mail successivamente. Allora, vado in ordine. Michela ci chiede se esistono consorzi che si occupano dello smaltimento dei prodotti in bioplastica compostabili e quali sono le strategie migliori per gestire questa tipologia di rifiuto. Allora, attualmente il consorzio che si occupa della raccolta e del corretto riciclaggio dei materiali in bioplastica è il Corepla. È al vaglio però dell'autorizzazione del Ministero un nuovo consorzio che si chiama BioRepec e sarà diciamo, il primo consorzio a livello europeo che si attiverà per la filiera del recupero degli imballaggi in plastica biodegradabile. Diciamo che questa è quella del monouso biodegradabile dei materiali in bioplastica, rappresenta oggi una chiara sfida del nostro sistema di gestione dei rifiuti e degli impianti di recupero,
perché seppur questi manufatti, quindi parliamo di bicchieri, piatti che normalmente, posate che normalmente usiamo in un catering di un evento, seppur sono certificati secondo la norma europea 13432 che garantisce quindi la compostabilità di questi prodotti, i tempi di compostabilità sono purtroppo differenti e superiori rispetto ad alcuni impianti di recupero dell'organico e quindi di impianti di compostaggio che abbiamo in Italia. Quindi c'è un problema dovuto agli impianti oggi esistenti che sono stati progettati in tempi non sospetti, tra virgolette, per andare a trattare determinate matrici organiche. Sicuramente con l'avanzare della tecnologia ci aspettiamo che appunto ci sia un'evoluzione di tutta la filiera, di tutti gli attori della filiera del recupero delle bioplastiche e quindi che si porti a efficientare anche la fase del fine vita. Sicuramente la strategia migliore, come diceva appunto la mia collega Beatrice, è quella di ridurre a monte il rifiuto, quindi prevedendo laddove possibile dei supporti lavabili. Un'altra domanda, anche questa molto interessante, riguarda diciamo, l'applicazione. Antonio ci chiede, buonasera, io vorrei chiedere a che punto è la redazione dei criteri ambientali minimi, CAM, sugli eventi culturali. E quanto la loro applicazione potrebbe rivoluzionare il mondo degli eventi nella pubblica amministrazione. Grazie Antonio. Bella domanda, interessante. Anche noi stiamo aspettando che diciamo, venga definito il CAM da parte del Ministero. I criteri ambientali minimi, ricordiamo che sono quelle le indicazioni ambientali definite dal Ministero dell'Ambiente per guidare l'acquisto pubblico di prodotti o servizi. Sul sito del Ministero dell'Ambiente, nella sezione appunto specifica riferita ai CAM, ai criteri ambientali minimi, si possono consultare tutti i decreti del Ministero dell'Ambiente in riferimento alle tipologie di servizi e prodotti su cui oggi esistono dei CAM. C'è anche un piccolo paragrafo in questa sezione in cui si dà evidenza del fatto che il CAM sugli eventi sostenibili sarà in via di definizione prossimamente. Quindi, da quello che sappiamo, il tavolo non è ancora iniziato, si stanno raccogliendo delle informazioni e quindi stiamo seguendo con attenzione il processo. Sicuramente, una volta che verranno introdotti dei criteri ambientali minimi per gli eventi sostenibili, diventeranno un driver importante per tutto il settore degli eventi e quindi tutta la supply chain, i fornitori di prodotti e servizi per gli eventi investiranno in ricerca e innovazione per essere competitivi poi sul mercato. Quindi sarà un importante driver di cambiamento. L'ultima domanda, esiste una linea guida riconosciuta a livello internazionale, a livello mondiale, su cui fare riferimento per gli eventi sostenibili? Allora, esiste sì, ed è uno standard, che si chiama ISO 20121, quindi è una norma internazionale definita dal comitato ISO, che è l'International Standard Organization, ovvero l'istituzione internazionale di riferimento che definisce quelli che sono i benchmark di riferimento riconosciuti in tutti i principali paesi del mondo. L'argomento della ISO 20121 è piuttosto complesso, si riferisce soprattutto ad eventi aziendali, eventi promossi o patrocinati dalle pubbliche amministrazioni. E il tempo necessario, diciamo, non è quello di una risposta di una domanda per approfondirlo, però possiamo dire che la ISO 20121 è la linea guida di riferimento. Ne parleremo prossimamente in un webinar dedicato il 6 maggio prossimo. Ringrazio tutti per l'interesse e per le domande. Mattia? È arrivata un'altra
comunicazione, intanto, mi Sì. consigli di rispondere se vuoi. Aspetta un secondo. Allora, tutte queste scelte abbasserebbero l'impronta ecologica, Lorenzo? Allora, come diceva appunto Beatrice all'inizio, un evento sostenibile si compone di azioni virtuose non solo sulla sfera ambientale, ma anche su quella etico-sociale ed economica. Quindi, alcune delle azioni presentate sicuramente abbattono l'impronta ecologica dell'evento. Altre azioni, invece, ad esempio, l'attenzione all'accessibilità della location permette di guardare alla responsabilità, un approccio responsabile all'evento, considerando appunto la sfera etico-sociale. Dal punto di vista di opzioni invece virtuose economiche, potremmo pensare alla scelta di ingredienti e fornitori locali, quindi a chilometro zero, tra virgolette, e anche ad esempio ad animazione, a band per l'intrattenimento incaricate sul territorio location dell'evento. In questa maniera creerò una ricaduta occupazionale associata all'evento stesso. Era questa la domanda, Mattia? Sì. Per avere il patrocinio della Regione Emilia-Romagna è obbligatorio dimostrare di lavorare nel rispetto di questa delibera. Beh, diciamo che questa è più una domanda tecnica su una delibera regionale, magari rispondiamo via mail. Vediamo se ci sono altre domande. No, mi pare che abbiamo risposto a tutte. Ok, non, neanche io vedo altre domande. Quindi chiudiamo il webinar di oggi. Vi ringrazio per aver partecipato. Giovedì ci sarà il prossimo webinar che parlerà invece dello spreco alimentare con la dottoressa Martina Ferrara. Ringrazio Beatrice Cesare per oggi e chiudiamo qui e quindi ci vediamo giovedì prossimo. Grazie.